Venditalia 2014, nuovo stand, nuovi amici, nuovi argomenti da andare ad affrontare e naturalmente altre novità da andarvi a presentare. Andrea Eterno qui alla mia destra, titolare della Sinfed, proprietario del marchio Pop Caffè ed Espresso, insieme a Lorenzo Lauria, responsabile marketing della società, che ora salutiamo. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati, anzi per me io sono un volto nuovo. Tu sei un volto nuovo, io infatti mi aspettavo di prenderti in castagna per poterti dire fermati, tu sei un volto nuovo, nome e cognome l'abbiamo detto, ma puoi dire tranquillamente che cosa fai nell'azienda e per la Sinfed. Sì, faccio il marketing, però marketing devo dire inteso nella concezione più alta, perché mi occupo esattamente della pianificazione, quindi del pricing, delle strategie, della formazione della rete vendita e poi ovviamente della comunicazione. Quest'anno anzi ci presentiamo con una nuova veste. Aspetta che questo lo dobbiamo far dire a lui, perché è lui poi il deus ex machina dell'azienda, Andrea Eterno. Nulla togliendo alla tua funzione, che è quella di dire che cosa fa l'azienda, possiamo, come dire, prenderci il lusso di chiedere direttamente ad Andrea Eterno che cosa presentate, anche per dargli merito di questa crescita verticale del marchio Pop Caffè in tutta Italia. Allora, quest'anno, proprio in occasione della fiera Venditalia, abbiamo realizzato il compatibile Nespresso fondamentalmente, e a questo compatibile abbiamo aggiunto anche un compatibile Termo Z e un compatibile G-Moca. Diciamo che è l'ultimo investimento che l'azienda ha fatto in tecnologia, quindi comprando l'ultimo ritrovato, diciamo, come impianto per produrre questo tipo di prodotto e per ottenere anche un prodotto che ci dia un risultato finale in estrazione e in aroma e qualità del prodotto intrinseca, diciamo, ottimale. Possiamo dire che l'ultimo in termini temporali, semplicemente, perché di certo fra poco ci saranno altri investimenti. Esatto, esatto. L'azienda già sta pensando al futuro prossimo, quindi a subito dopo l'estate, in cui verrà fatto un ulteriore investimento per completare la gamma dei compatibili, quindi il lavazza a modo mio e il lavazza blu. Questo per quanto riguarda il brevissimo periodo. Naturalmente ci sono dei progetti anche di medio periodo che stanno procedendo, diciamo, per portare sempre più in auge il marchio e l'azienda. E a questo punto la parola passa al responsabile marketing, che ha tutti i meriti, se vogliamo, dietro i tuoi input naturalmente, di andare a sviluppare tutto ciò che è mercato italiano estero e le condizioni affinché questo possa essere sempre più vicino al vostro marchio. Esatto, esatto. Lorenzo è una figura che è entrata già l'anno scorso in azienda, si sta occupando quindi di tutta la funzione marketing e quindi della gestione anche della rete vendita, che è stata ampliata per coprire tutto il territorio nazionale, e si sta già guardando anche al mercato estero. E allora passiamo la parola finalmente a Lorenzo Lauria, che abbiamo detto poco fa è un volto nuovo per gli amici di BenninTV.it. Ti sei presentato, hai detto un po' quelle che sono in una prima fase i progetti di Sinfed. Passiamo avanti. Che cos'è il marchio Espresso? Dove siete arrivati in termini distributivi col marchio Pop Caffè, e soprattutto dove volete arrivare? Allora, intanto dico subito che il claim che abbiamo scelto è: il caffè ci appassiona, l'eccellenza ci guida. Ecco, questo te la do, sì, perché alla base, devo dire, c'è una passione per il caffè. Noi proponiamo un caffè che ci piace e che piace comunque alla gente, e soprattutto con la qualità e la scelta della materia prima è strategica. Poi devo dire l'innovazione, l'eccellenza ci guida, perché devo dire gli investimenti in innovazione sono importanti. Altri concetti è quelli della sostenibilità, perché ci crediamo, e soprattutto in un mercato europeo dove ci stiamo muovendo, questo qua diventa un aspetto importante. Per quanto riguarda il marchio, ok, il marchio che magari conoscono
i nostri telespettatori è il Pop Caffè, che è un marchio, devo dire, ormai distribuito in tutta Italia. Abbiamo una bella rete, ci siamo riorganizzati, quindi siamo in tutta Italia e con, ripeto, un personale di vendita formato e che punta soprattutto al nostro prodotto, che il nostro prodotto, molti devono sapere, che contiene 8 grammi sia nelle cialde che sia nelle capsule. Quindi anche... ecco, questa è una caratteristica che mi ha colpito. Perché 8 grammi se poi tutti gli altri ne mettono 7 in funzione delle regole del mercato, ma anche della necessità di avere una quantità come quella di 7 grammi apertamente, dichiaratamente necessaria per fare in modo equilibrato un buon espresso. Come mai 8 grammi? 8 grammi perché comunque quel grammo in più non solo dà più consistenza al caffè, ma anche la cremosità è notevole. Tante cose anche noi come procedura aziendale facciamo dei test, uno ogni 30 minuti, in cui proprio andiamo a testare la corposità di questo e ci rendiamo conto che gli 8 grammi, nonostante tutti gli altri player comunque utilizzano il 7, 8 grammi per noi è un elemento in più perché puntiamo alla qualità. Diciamo che su 16 ore di lavoro voi fate 32 test al giorno. Dove l'avete rinchiuso il signore che beve 32 caffè al giorno? Diciamo che lui ne assaggia un goccetto, quindi giustamente. Ma veramente un goccetto? Sì, un goccetto, perché poi l'aspetto, diciamo, qualitativo del prodotto viene anche verificato a livello visivo, che per noi è, diciamo, già la prima analisi che ci dice se l'erogazione è ottimale o meno. Quindi dopodiché viene attenzionato il prodotto con altri sistemi e viene dato l'ok all'addetto all'impianto di procedere con le macinature e le pressioni adatte. Io posso testimoniare, diciamo, anche a vostro favore, avendo assaggiato entrambi i prodotti poco fa, che i prodotti che voi realizzate sono fatti con una costante alta qualità, una qualità davvero estremamente alta, come se fosse quasi un prodotto artigianale, ma di fatto non lo è. Perché alle nostre spalle, proprio nel filmato che nel frattempo scorreva nel monitor, ci sono le catene di produzione che mostrano invece il contrario. È un processo di natura industriale, dove però la variante artigianale è fondamentale. Tu, Andrea, sei attentissimo a queste caratteristiche. Allora, come diceva poc'anzi Lorenzo, nel nostro claim viene fuori la parola eccellenza. Quindi il nostro cruccio è quello di rincorrere l'eccellenza totale nel prodotto. Capisco che non è semplice, però cerchiamo tutti i giorni di migliorarci in quello che facciamo e riusciamo ad ottenere questo risultato perché abbiamo proprio questa testardaggine di cercare di portarci proprio all'eccellenza. Ecco perché otteniamo questo risultato e il mercato ci sta premiando, diciamo, in questo senso. Beh, io devo dire che poi crescere in modo così veloce in pochi mesi è una grandissima soddisfazione. Certamente le componenti ci sono tutte: il prodotto, l'audacia, la voglia di fare, la professionalità, la decisione nell'andare a perseguire degli obiettivi in termini di marketing e comunicazione, che sono alla base di quello che è il messaggio. Integrando il tutto viene fuori una strategia che è assolutamente premiante. Esatto, siamo una squadra molto giovane, tutti, diciamo, i componenti della squadra hanno voglia di fare, hanno voglia di crescere, non si guarda orari di lavoro, quindi si va avanti cercando di fare il massimo, e questo effettivamente ci premia poi alla fine, ecco. Inoltre, gli investimenti che abbiamo fatto sia in tecnologia sia nella rete vendita ci hanno permesso di raggiungere questi obiettivi in così poco tempo, fra l'altro. Posso dirla proprio tutta? Venite anche da uno dei posti più belli d'Italia. Ah, quello senz'altro. Invitiamo tutti a visitare Ragusa, quindi le nostre spiagge, la nostra zona, perché veramente dà tanto e vale la pena veramente venire, non fosse altro anche per la cucina, che da noi
è una cosa da sicuramente provare, ecco. No, è vero, poi è il territorio di Montalbano dove siamo il noi. Il territorio di Montalbano. E allora amici, per restare in tema e per dare, come dire, anche un premio alle abitudini gastronomiche di questa bellissima città, io ho qui per puro caso i buoni di Sicilia, un prodotto assolutamente straordinario che ora è presente anche nel vending, lo offro a voi proprio per farvi sentire qui a Milano il sapore di casa. Con l'orario è perfetto. Guarda, lo mangio subito. Eh sì, perché eccolo qui. Bene, a posto. L'altro lo prendo io nel frattempo e con i buoni di Sicilia vi lasciamo con un'eccellenza di Sicilia attraverso la voce di Lorenzo Lauria, il responsabile marketing della SimFed, proprietario del marchio Pop Caffè ed Exprè, e Andrea Eterno, Deus Ex Machina, nonché amministratore delegato della SimFed. Vi lasciamo e vi auguriamo di poter continuare a visionare le altre interviste di Venni in TV proprio per andare a scoprire quelle che sono le altre novità presentate qui a questo Venditalia 2014. Andrea, salutiamo pure gli amici di vendingtv.it. Un saluto a tutti gli amici di Vending TV che ci vedranno in questo video. Da partire dal 24 maggio 2014. Saremo sicuramente presenti anche noi il primo giorno a vedere la nostra intervista. Un saluto e mi raccomando, gustate i caffè e i prodotti di SimFed. Ma io direi tutte quelle che sono le eccellenze siciliane che rappresentano di fatto quelle tradizioni gastronomiche che hanno un sapore in più. Io non sono siciliano, però riconosco che i sapori siciliani sono assolutamente unici. Grazie per la vostra disponibilità. Noi nel frattempo continuiamo nel nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di Venditalia 2014.